Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo con voi fare un unboxing di un prodotto che mi hanno spedito qualche giorno fa, che si tratta di una valigia, e anche fare una recensione per vedere tutti gli aspetti e i dettagli di questo prodotto. Ragazzi, prima di continuare vi chiedo di iscrivervi al canale, via con la sigla. Ragazzi, la valigia ce l'ho qui, eccola qui, mi hanno spedito quella piccolina e il brand si chiama Level 8, eccolo qui, vi faccio vedere anche appunto questa valigia con il logo Level 8 che è qui, questo trolley con le due ruote appunto e la scritta qui sotto Level 8. Visto ragazzi che siamo anche ad inizio anno, molte persone da quello che ho sentito stanno già programmando i viaggi, soprattutto per le ferie d'estate qua in Italia, e per fare queste ferie, per fare questi viaggi, uno per non avere ansie deve avere anche una valigia valida per portare con sé tutto il necessario. Adesso andiamola ad aprire. Ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo ad aprire qui il pacco insieme. Andiamo ad aprire unboxing. Qui c'è la maniglia, addirittura c'è una super dust bag. Eccola qui la nostra valigia. Ragazzi, qui abbiamo la nostra valigetta. Andiamo ad aprirla qui. Eccola qui. Ta-dan! Eccola qui la valigia, la Level 8 Textured Carry On. Eccola qua ragazzi, guardate qui, molto 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 bellina come bagaglio a mano. Infatti questa qui è quella di misura da 20 pollici. Ecco qui, vedete il simbolino Level 8. Qui abbiamo la chiusura con il codice e la clip. Tac. Poi si richiude allo stesso modo. Scegliete voi il codicino. Varie etichette Level 8 brand. Qui da questo lato abbiamo i quattro piedi e sotto vedete ragazzi le quattro ruote, che sono per me la cosa più importante, che tra poco andremo a testare. E vedete questa texture così rigida? Questa qui è fatta apposta per essere antigraffio. Per questa valigia abbiamo la 18 pollici, la 20 pollici, la 24 pollici e la più grande la 28 pollici. Questa qui diciamo la seconda misura più grande, ovvero la 20 pollici. Colore black e come dimensioni 37x23,5x54,5. Made in China, disegnata in USA. Il policarbonato invece, questo qui resistente, è di origine tedesca. E il peso è di 3,5 kg, il peso di questa valigia. Si tratta della Textured Carry On. Vi lascio il link nella descrizione per vedere tutti i colori e tutte le dimensioni a seconda delle vostre esigenze, viaggi brevi, viaggi lunghi. Io con questa ci farei circa 2-3 giorni massimo, essendo piccolina e appunto bagaglio a mano, e quindi fatta per viaggi abbastanza brevi. Il prezzo di questa valigia è di 169 euro, però grazie al mio codice sconto Davide Menon 10, che ve lo lascio anche in descrizione, potete avere il 10% di sconto. È comunque un prezzo diciamo medio per una valigia di questo tipo e di questa qualità, come rapporto qualità prezzo. Il rapporto qualità prezzo mi sembra veramente ottimo per un prodotto del genere. Adesso andiamo a vedere alcune caratteristiche un po' più nel dettaglio, facciamo un 360. Innanzitutto mi piace veramente tanto qui il logo Level 8, molto bello, con proprio la valigetta e le due ruote. Abbiamo un manico qui sopra, un manico anche qui laterale, stribile, vedete? Un manico qui allungabile con due step, uno e uno due. Allora ragazzi, ve la faccio vedere qua proprio nel suo compito principale, cioè quello di scorrere, e mi sembra ragazzi che queste ruote facciano perfettamente il loro lavoro. E veramente, come dicevo in altri video, la cosa essenziale per una valigia sono le ruote. Uno non ci pensa, ma è così, perché il fatto di scorrere regolarmente come un coltello infilato nel burro vi rende proprio il viaggio, la camminata, il percorso, vivendo la situazione con poca ansia. In questo caso devo dire, facendo un po' di prove qua, che siamo veramente ad alti livelli. Quindi questi 169 euro solamente per le ruote varrebbero, oltre a veramente a questa forte, fortissima robustezza che abbiamo qui, ragazzi.
Il manico a due step, come vi facevo vedere, è di alluminio, molto pratico, e 1-2. Le ruote girano a 360 gradi, oltre alla super fluidità, sono anche veramente silenziose, super silenziose. Con voi volevo andare a vedere l'interno, che non l'abbiamo ancora visto. Appoggiamo qui la nostra valigia, andiamo ad aprire la nostra valigia. Tac, le due cerniere. Ta-dan! Valigia aperta. Abbiamo due scompartimenti, eccoli qui. Questo qui sulla vostra sinistra abbiamo altri due scompartimenti divisori. Uno, uno, due, con queste pratiche cerniere. E abbiamo qua cerniere belle robuste. Il primo spazio qua per tenere un po' di roba. Lasciare pacne, come ad esempio il maglione di Emi, e poi richiudere tutto qua con tutto valida. Non si vede neanche cosa c'è dentro, vedete? E da questa parte altrettanto. In questo modo tutti i vestiti saranno divisi, queste due divisorie faranno in modo che la valigia si chiuda anche nel modo migliore. Se uno ad esempio vuole farsi un weekend al mare, portarsi il telo, abbiamo il mio telo di Jacquemus. Uno lo piega in questo modo e lo può mettere dentro alla valigia e chiudere. Così da una parte mette il telo da mare e dall'altra parte costumi, camicie. A parte che qua ci sta anche altra roba oltre il telo, per farsi il weekend al mare, che tra poco è primavera, il tempo si fa sempre più caldo. Poi uno qua chiude, tac tac. Poi chiudere il clip e così via. Ragazzi, che dire, io lo considero un ottimo prodotto e una buona anche alternativa ad altre valigie molto più costose. Secondo me come qualità prezzo è veramente ottima questa Level 8, e appunto potete, diciamo, approfittare del mio codice sconto Davide-10 per avere il 10% appunto di sconto. Ve lo lascio qua in descrizione, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, di questa valigia. Se il video vi è piaciuto mettete like, ovviamente, pollice in su, iscrivetevi al canale e ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao!